storico della Milano industriale, come sapete, e che da qualche anno ha cominciato a cambiare e che noi vorremmo diventasse davvero un polo per l'innovazione e la creatività. Cosa succederà qua attorno innanzitutto? Bene, che vi racconto, essendo poi tutte queste aree di proprietà comunale, quelli che sono stati i progetti di questa amministrazione. Allora, alle vostre spalle, su quel lato, ci sono innanzitutto i grandi spazi dei magazzini di scenografia della Scala di Milano. E quello è un luogo unico dove ancora sopravvivono dei mestieri che, ahimè, si sono persi nel resto della città, dove ci sono ancora delle storie di vita, delle biografie straordinarie che possono ancora dare moltissimo a Milano. Sulla sinistra sta nascendo un edificio che, uscendo, potrete vedere, che sarà pronto nel marzo del 2013, ma che io mi auguro potremo cominciare, almeno per parte, a inaugurare già a partire dal prossimo inverno, che è il Museo dell'Interculturalità, il Museo delle Culture. È un progetto molto antico, nato da un bando vinto da un architetto inglese, David Chipperfield, ed è un progetto di uno spazio di quasi 5.000 metri quadri che abbiamo pensato di dedicare all'incontro tra le diverse culture che abitano Milano e che incontrano nel mondo una nuova Milano. Dentro questo museo, dentro questo spazio espositivo, che sarà uno spazio di ricerca, sarà uno spazio per confronti, ci sarà anche la sede del forum dell'Associazione della Città Mondo, che stasera vedo qui anche molto rappresentato e che sono una parte vitale fondamentale della Milano che stiamo costruendo e della Milano che vogliamo. A fianco c'è una palazzina che è stata destinata al teatro di Marionette, al teatro Colla, che è un teatro, come sapete, storico e che ospiterà spazi anche per altri momenti di ricerca, espositivi e di laboratori teatrali. E poi ancora, a fianco, sul lato invece, verso, diciamo, Torchia Tortona, quindi di fronte al Superstudio, c'è un immobile che è in continuità con quello che noi stiamo abitando, con un corpo di fabbrica più stretto, che andrà invece rimesso sostanzialmente in funzione, perché è un immobile con un livello di grado molto alto, che è destinato a ospitare una parte delle collezioni etnografiche, che erano ospitate delle collezioni civiche etnografiche, che raccontano il rapporto storico di Milano con le altre culture, che erano ospitate al Castello Sforzesco, che avranno anche una presenza all'interno del nuovo edificio del museo, più spazi per laboratori, spazi di ricerca. Questo spazio è una parte di un edificio di 6.000 metri quadri che noi vorremmo diventasse qualcosa di completamente nuovo e inedito, non solo per Milano. Quello in cui siete è la parte al piano terra, una delle parti di uno spazio già abitabile. Poi, prima di andare via, vi vorrei mostrarvi anche il piano di sopra. Di circa 3.000 metri quadri nel suo complesso, di quella che noi vorremmo diventasse l'Officina della Creatività a Milano. Questo è uno spazio che è stato già utilizzato negli anni scorsi e che sarà ancora utilizzato per attività che hanno a che vedere con la creatività nel design e nella moda e che noi vorremmo però diventasse uno spazio costantemente aperto alla città, costantemente a disposizione di chi vuole fare sperimentazione e ricerca innovativa sulla cultura a Milano. Credo che la cosa più importante di questa idea sia il fatto che queste cose diverse che stanno dentro questo isolato tra via Borgognone, via Tortone e via Savona possono cominciare a parlarsi, possono cominciare a incontrarsi, e già le facce che vedo qui questa sera sono la miglior garanzia per questa cosa succeda. Allora io voglio dire subito una cosa, che noi abbiamo da tempo come amministrazione, gli assessorati, gli assessori, i direttori amministrativi di questa amministrazione hanno posto come loro punto principale quello di recuperare alla vita della cultura, alla vita delle culture, e questa è una città mondo che ospita già culture
che vengono da tutte le parti del pianeta, che ormai sono diventati milanesi, di mettere a disposizione gli spazi vuoti. Il paradosso di questa città, l'abbiamo detto nella campagna elettorale che ha portato Giuliano, Giuliano Pisapia a vincere, è stato sempre quello di una città che aveva al suo interno centinaia di migliaia di uffici, di appartamenti e di negozi vuoti, e di edifici industriali abbandonati e di infrastrutture abbandonate, e contemporaneamente aveva delle energie diffuse nel campo della cultura, della musica, del teatro, della letteratura, del design, dell'impresa, del commercio, dell'artigianato, che non trovavano spazi, perché gli spazi non vuoti sono spesso spazi troppo costosi, spazi difficili da poter affittare, spazi difficili da poter abitare soprattutto per chi è giovane o chi viene da altre parti del mondo e si trova spesso in quanto una città ostile. Allora il grande merito del progetto Macao è stato quello di avere rappresentato questo paradosso in un modo perfetto, è stato quello di averci chiesto di accelerare e di rendere ancora più forte, di farci sentire ancora più la responsabilità di una politica nuova che recuperi questa quantità infinita di spazi e li metta a disposizione della città. E questo per me è un passaggio indiscutibile, è stato un merito fondamentale e ancora oggi un merito fondamentale del progetto Macao. Cosa possiamo fare noi come amministrazione? Noi possiamo soprattutto, come dicevo, rendere più forte e più chiara una politica che è già partita e che cerca di recuperare questi spazi. Questi non sono solo spazi industriali. Quando dico recuperare questi spazi intendo dire che ci sono oggi, e questo ce lo racconteranno gli assessori che si occupano per esempio del verde e degli spazi pubblici, progetti importanti per recuperare grandi zone verdi, permeabili di Milano, recuperarle a giardini di comunità, come sta facendo l'assessore Benelli, recuperarle a progetti che hanno a che vedere con gli orti urbani, come sta facendo l'assessore di Cesare, che ci raggiungerà fra poco, ma recuperare anche i molti spazi abbandonati che sono stati utilizzati come uffici. E questa è un'altra delle grandi sfide. Abbiamo detto nella campagna elettorale a Milano ci sono quasi 900.000 metri quadri di uffici sfitti e non venduti, che significa 30 pinelloni vuoti. Macao ha saputo scegliere con grande intelligenza uno di questi simboli, ma ce ne sono diversi altri. Questo è un problema fondamentale per una città come Milano. Noi dovremo nei prossimi mesi, ma anche su questo c'è un importante progetto in collaborazione col Politecnico, che poi ci verrà illustrato, che cerca e ha già trovato delle forme con cui recuperare e usare temporaneamente questi grandi spazi vuoti. Ma gli spazi vuoti non sono solo quelli di uffici. Abbiamo a Milano migliaia di appartamenti scritti e venduti. E questa è una città ostile e difficile per i giovani migranti, per le giovani coppie, per gli studenti, perché è una città che ha degli affitti a costi altissimi e ha pochi affitti a costi accessibili. Allora, una delle altre grandi sfide che gli assessorati competenti stanno portando avanti a partire da un lavoro straordinario che è fatto anche dall'assessorato Aldemanio è quello di fare un censimento attento di questi spazi disponibili, di cercare di portarli sul mercato dei prezzi accessibili, di pensare per esempio a un sistema di residenze universitarie a prezzi accessibili. Ma non basta, ci sono i negozi vuoti, ci sono le centinaia di spazi commerciali nelle case popolari, nei quartieri che noi chiamiamo di periferia, che sono vuoti. E non basta ancora, ci sono gli spazi residenziali di proprietà del comune, gli spazi di proprietà del demanio dello Stato. Allora, io quello che voglio dire è che grazie anche alla forza dell'esperienza di Macao, noi siamo qui stasera a cercare di cominciare a rispondere. E rispondiamo in due modi. Primo dicendo che tutte le politiche di recupero degli spazi vuoti e abbandonati da oggi in poi saranno ancora più forti di quanto già non lo siano state. Il sindaco Pisapia è stato molto chiaro e ha detto con forza che questa è una politica fondamentale di questa amministrazione e che è già partita. Ma credo anche che dobbiamo accettare
il fatto che dobbiamo da oggi in poi essere molto più efficaci, molto più veloci, molto più attenti su questa politica. E quindi noi vogliamo che questo luogo sia anche un luogo dove non si parli solo di come occupare, scusate il termine, di come usare, di come abitare l'Ansaldo. Intendo dire questo edificio, gli edifici che stanno qua attorno, ma sia un luogo dove si parla anche di come riabitare e usare gli spazi comunali non utilizzati, gli spazi demaniali non utilizzati, le centinaia di uffici e di negozi sfitti e venduti, le centinaia di appartamenti non utilizzati che potrebbero essere dati a costo bassi a chi ne ha davvero bisogno. Quindi la prima cosa che noi vorremmo fare è che in questo luogo, in questa cucina creativa ci siano, come dire, i terminali di una mappatura che stiamo facendo su tutta la città e che servirà a registrare, a fare un registro, una mappatura di questi spazi vuoti e che possa essere un luogo dove chi ha bisogno di uno spazio, avendo un progetto, possa trovare una risposta efficace, puntuale, precisa al proprio bisogno. La seconda cosa che vogliamo fare è vogliamo rendere vivo questo spazio, senza nulla togliere alle attività che già questo spazio ospita, che sono peraltro coerenti con quanto vogliamo fare. Noi vogliamo che questo spazio diventi un luogo vivo, aperto, tutti i giorni dell'anno, tutte le ore del giorno, per tutti i milanesi. E questa è una cosa che noi stasera vogliamo dirvi con grande franchezza, con grande forza, anche perché quello che vogliamo fare non è presentarvi un progetto precostituito, non è questo quello che avevamo in mente, e non lo è tanto più dopo aver ascoltato le voci che ci venivano dal Teatro Regalo in questi giorni. Io credo davvero che bisogna insieme innovare e cambiare il modo di stabilire il rapporto tra amministrazione pubblica e cittadini, tra amministrazione pubblica e comunità internazionali che abitano Milano, tra amministrazione pubblica e associazioni, tra amministrazione pubblica e gruppi che si occupano di politica e di innovazione sociale e culturale a Milano. Quindi da stasera inizia un percorso che vorremmo fosse più intenso e più rapido possibile per capire cosa fare in questi spazi. Noi abbiamo pensato di dedicare 10 giorni, dal 9 al 19 giugno, a una grande laboratorio che in qualche modo racconti e prefiguri il futuro della Officina delle Creatività. Per 10 giorni in questi spazi sarà possibile portare progetti, portare idee, ragionare sulle regole di gestione, perché ci è chiarissimo che uno spazio di queste dimensioni deve essere uno spazio che deve lasciare grande possibilità di espressione anche in forma autodeterminata a chi vuole fare cultura a Milano. Non è uno spazio per cui pensiamo come una sorta di serie di camere rigimentate da affittare sulla base di canone e pagamento. Stiamo pensando a un luogo dove possa esserci un grande, come dire, una grande possibilità di espressione che non è regolata, che non è determinata, che non è prevista da noi. Stiamo pensando anche a uno spazio per l'incubazione delle imprese, perché far cultura vuol dire fare imprese, vuol dire produrre lavoro. Questo è un altro aspetto fondamentale di cui ci parlerà per l'assessore italiano Renato Cagliano fra un po', ma stiamo pensando a uno spazio, io sono felice che ci sia con me l'assessore Maiorino, anche per una serie di importanti progetti che hanno a che vedere con la dimensione della socialità a Milano. Quindi noi vorremmo cominciare oggi ad aprire un percorso, è un percorso che vogliamo fare insieme, quindi non è un percorso, come ho detto, strutturato, prefigurato, ed è un discorso che io stasera vorrei cominciare a istruire, chiedendovi di raccontarci quali sono le principali idee, che devono essere idee, ripeto, non solamente sul futuro della propria attività, non solamente sulla possibilità di trovare uno spazio a proprio uso e consumo, ma come ci ha insegnato Macao, idee che guardano tutta la città, idee che hanno a che vedere con tutta Milano. E penso che proprio il modo giusto per rispondere alla domanda che è venuta dalla Torre Galfa è questo, non di dire l'Ansaldo è la risposta a qualcosa di specifico, ma proprio perché la domanda che veniva dalla Torre Galfa era una domanda di un nuovo modo di fare cultura e di utilizzare spazi che stanno in tutta la città per tutti i cittadini, noi abbiamo voluto rispondere, cercare di rispondere al livello giusto, che non è quello di dire ecco abbiamo uno spazio per voi,
ma è quello di dire costruiamo insieme uno spazio per tutta la nuova Milano. Grazie mille.